tempo di derby alla Medeo Ferraris di Santa Maria delle Mole. Nuova Virtus e Nuova Castelli Romani si affrontano per dare una svolta ad una classifica finora avara di soddisfazioni per entrambe. La prima occasione è per i locali. Lancio dalle retrovie, sponda di Sciamanna per l'accorrente Matrullo che calcia dal limite ma non trova lo specchio per questione di centimetri. Poco dopo il quarto d'ora, Simonetti prova a prendersi la scena con un bel tiro da fuori, ma il numero 9 locale alza troppo la mira e l'azione sfuma. Al 27esimo Cacciaglia ci prova da piazzato, ma anche il suo tentativo non trova fortuna e il portiere lascia sfilare sul fondo. Poco dopo la mezz'ora lo stesso Cacciaglia calcia un'altra punizione, la palla viene spizzata e Squillace ci prova in acrobazia, spedendo il pallone sopra la traversa. Ma ancora più clamorosa è l'occasione al 34esimo. Sciamanna vede l'inserimento di Squillace, il quale calcia trovando la risposta del portiere. Il pallone arriva a Marrocco, ma spedisce incredibilmente sul palo. Al 41esimo la gara si sblocca, Marrocco mette in mezzo per Sciamanna, il quale si fa prima murare, ma poi è generoso nel servire la corrente Squillace, che non sbaglia a pochi passi dalla porta. È il meritato vantaggio per la nuova Virtus. Tre minuti dopo, Sciamanna scappa ancora una volta dalla difesa ospite e calcia in diagonale con il pallone che termina a lato abbondantemente. Tolba ama le gite fuori porta e in chiusura di frazione ne paga le conseguenze. Lancio lungo di D'Antonio, il numero 1 locale sbaglia i tempi, si fa scavalcare dal pallone permettendo a Colli di siglare il gol del pareggio a porta sguarnita. Praticamente la prima vera occasione. La ripresa si apre con i padroni di casa in cerca del nuovo vantaggio. Cacciaglia calcia un piazzato, la palla arriva a Sciamanna che rientra sul sinistro e calcia non trovando lo specchio. Altra ghiotta occasione all'ottavo. Simonetti crossa, Cacciaglia spizza il pallone che arriva dalle parti di Izzo, il quale calcia fuori da ottima posizione. Due minuti dopo ci prova Sciamanna da fuori, ma il numero 7 locale trova i guantoni di Maggini che respingono il pallone. La nuova Virtus continua a collezionare palle gol. Dialogo elegante tra Massullo e Squillace con il numero 11 che mette in mezzo per Sciamanna, il quale fallisce un rigore in movimento calciando addosso al portiere. Poco dopo la mezz'ora, ennesima opportunità per i padroni di casa. Marrocco va da Cacciaglia che prontamente serve Izzo, ma il numero 3 spara addosso al portiere da buona posizione. Izzo di mestiere fa il difensore e lo dimostra ancora una volta al 37esimo, mangiandosi un'altra chance colossale per portare in vantaggio i suoi. Al 43esimo lo specialista Cacciaglia ci riprova da piazzato, ma Maggini ha un riflesso felino e smanaccia il pallone. Il calcio sa essere spietato e dopo aver fallito l'impossibile, la nuova Virtus capitola alle porte del recupero. Grande ruba palla e va da Damiani, che a sua volta serve Cicini, il quale fulmina il portiere con un diagonale potente. Incredibile ribaltone degli ospiti in una gara mai banale. In pieno recupero Fruscini potrebbe allargare addirittura il risultato, ma fallisce clamorosamente a tu per tu con il portiere. Non succederà altro, sconfitta beffarda per la nuova Virtus, che paga i clamorosi errori sotto porta, subendo due gol praticamente nelle uniche occasioni concesse agli avversari. Nuova Castelli Romani, fortunata e cinica, e soprattutto con i tre punti in tasca.